Guarda, io ho parlato di presidenze passionali, che questa secondo me è una cosa diciamo diversa. In che senso? Che ho avuto la fortuna di lavorare con delle proprietà di forte ovviamente DNA italiano, ma anche di forte legame con l'ambiente dove lavoravano, perché insomma Zamparini sappiamo tutti che ovviamente non era palermitano, però ha avuto un legame forte, fortissimo con la città. Io ovviamente l'ho conosciuto solo in maniera diciamo marginale, anche perché poi lui aveva questa amicizia con la famiglia Pozzo, quindi quando ero a Udine ho avuto modo di esserci un pochino più a contatto. Credo che rappresenti, allora io sono un po' un nostalgico da questo punto di vista, nel senso a me piace la famiglia Sensi, no? L'esultanza, l'essere romano o romanista o i Moratti, comunque il milanese doc, e in questo ovviamente quando una proprietà è chiamiamola locale, no? È nata, è cresciuta e soprattutto di famiglia, è ovvio che il coinvolgimento, cioè Moratti trattava i giocatori come figli, come faceva Franco Sensi, come ha fatto poi Rosella Sensi, e i Pozzo la stessa cosa. Non voglio fare paragoni, però è ovvio che le altre proprietà, consentitemi, sono un po' più business, siamo d'accordo su questo, cioè quindi, e però a me piace, come adesso parlo, se io fossi l'allenatore preferisco sempre magari un approccio più, perché poi ti aiuta con i giocatori, perché poi ti aiuta con i giocatori, perché i giocatori ovviamente hanno quell'extra umano che secondo me in determinati momenti ti dà di più. Ma questo non vuol dire che una proprietà sia meglio dell'altra, non mi fraintendete, è una mia opinione, ovviamente un po' nostalgico. Mister, lei ha seguito parecchio da vicino gli scorsi mondiali in Qatar, ha avuto modo di poter vedere un giocatore quale Walid Khedira, che milita in Serie B, attualmente è al vertice della classifica marcatori, taccheggiato comunque da calciatori come Matteo Brunori. Cosa può dire Matteo Brunori in questo campionato di Serie B e Khedira, grazie? Beh, per quanto riguarda Khedira, credo che abbia fatto un mondiale straordinario, perché ovviamente seguendo il grande mondiale del Marocco, lui ovviamente nel Marocco era un po', consentitemi la battuta, del cucciolotto, no? In senso buono, perché comunque un mondiale con grandissimi giocatori. Io ho sottolineato anche in telecronaca più volte che il Marocco è una sorpresa sicuramente, ma i primi 11 del Marocco sono dei giocatori straordinari, da Hakimi a Amrabat, a Ziyech, a Ennesri, cioè è una squadra Bufal, il portiere che è stato ovviamente uno dei migliori portieri europei, quindi, e però lui è entrato tante volte dando sempre un grandissimo contributo, probabilmente un pizzico sfortunato a pochi metri dalla porta, magari arrivava anche un po' estenuato, però sì, ci sta, però comunque questo ragazzo è in crescita, è un ragazzo che merita secondo me la Serie A, perché se l'è meritata sul campo, poi gli auguro di raggiungerla con la sua squadra, ma anche se non la raggiungesse con la squadra, credo che lui, Brunori, siano sicuramente dei giocatori tra i più interessanti del nostro campionato cadetto, e credo che abbiano sicuramente meritano una chance in Serie A. Mister, le volevo chiedere quali sono le più grandi difficoltà del passaggio dal mestiere dell'allenatore a quello del telecronista. Questo mestiere del telecronista è un parolone, diciamo che io la sto prendendo con grande serenità, nel senso con quello che poi i miei occhi mi rimandano, nel senso non ho questa preparazione idonea a parlare di un mestiere, diciamo che è una cosa nata sulla base della passione, grazie alla RAI, che è Donatella Scarnati, e la direttrice Sandra Di Stefano, e che poi quando sono tornato in Italia ho avuto la possibilità di avere, diciamo, di seguire di più la Serie A. Il mio passaggio a DAZN, che ovviamente ringrazio, è perché comunque DAZN aveva l'esclusiva della partita di Serie A, ciò mi permette di riavvicinarmi, no? Dopo 7 anni che ho girato il mondo, di riavvicinarmi un po' al nostro campionato, e anche l'occasione per rivedere tanti colleghi, allenatori post partita, anche tanti giocatori, è un modo per me anche per rivedere il calcio italiano, e poi ovviamente lo faccio con passione, con entusiasmo, non so se va bene, ma io ci metto quello lì. Mister, lei che ha lavorato con tanti giovani, un parere su Gomez del Palermo, l'impatto che ha avuto, arrivava dal Manchester City, comunque una realtà completamente diversa, che impatto sta avendo secondo lei nel campionato di Serie B? E poi anche un parere sull'Inter, visto il suo passato all'Inter, questa Inter con questo cammino europeo è un cammino che giustifica anche i tanti passi falsi in campionato oppure no?
Allora, partendo dalle cose diciamo positive, io credo che innanzitutto bisogna, Gomez è sicuramente un giocatore che ha delle qualità importanti, non è facile soprattutto arrivare in campionato italiano, paradossalmente, senza che nessuno si offenda, in un livello leggermente inferiore, no? Perché sai, alle volte più sale la qualità e più dei certi giocatori si trovano a loro agio, no? È come quando alle volte si dice che certi giocatori possono fare meglio in un livello più alto. Io credo che lui abbia le carte regola per fare bene, bisogna avere anche pazienza, non mettere troppa pressione, purtroppo l'Italia è anche questo, e auguro il meglio ovviamente a lui e al Palermo. Per quanto riguarda l'Inter, la realtà è amara per chi anche come me è molto legato diciamo al mondo Inter, la realtà è amara e dice che l'Inter di Coppa, che è un Inter molto concentrato, un Inter che veramente sbaglia pochissimo, non riesce a essere la stessa in campionato, perché le sconfitte sono tante ma le prestazioni sono altalenanti, e questo penso che sia il rammarico più grande dei tifosi interisti. Però il calcio va sempre giudicato con molta pazienza, lo so che alle volte ai giornalisti piace stare una volta in cielo, una volta sottoterra. L'Inter ha una grande possibilità di giocare i quarti di finale, ha un avversario forte ma non proibitivo, e vediamo, perché comunque le cose possono cambiare velocemente. A 2 punti dal secondo posto, in una lotta molto serrata, no? Dove ogni domenica c'è una squadra che è lì davanti, quindi aspettiamo a dare giudizi definitivi. Sicuramente l'Inter è in un momento di difficoltà oggettiva, ma ha anche i giocatori, il carisma e la storia per uscirne. Mister, a chiudere, mi perdoni, chi vince la Champions League, insomma, sbilanciandoci un po' sul pronostico? È facile, è un italiano, no? Ottimo.